era andato in Polonia a predicare, ah, dico, adesso me ne vado a casa, tranquillo, a San Paolo, tranquillo, insomma, più o meno, con i bambini della strada, là, cosa. Vengono questi due all'aeroporto, portati da una mia amica, che è diventata mia inimica in quell'occasione. Padre, siamo 12 anni che siamo sposati, non possiamo avere figli, preghi per noi. No, non prego per voi, sono stufo, sono stanco, lasciatemi in pace. Ma no, padre, solo una preghierina speciale. No, dico, non ne ho voglia, datemi una fotografia. Padre, ho messo le valigie giù, ho messo la mano in testa dei due, ho cominciato a pregare in portoghese perché non capissero. E allora ho detto in portoghese, no, ho detto così: Signore Gesù, dai un infarto a questi due. È possibile che devono cercarmi sempre quando non ce la faccio più? Ma che possono morire in questo istante? Che possono morire paralitici? Basta, Signore, lasciami in pace! No? E proprio gridato in portoghese, no? Alla fine della preghiera in portoghese i due mi guardano: ah, padre, ho sentito già qualcosa qui. E io dico: che cosa, un infarto? No, padre, no, no, no. Cinque mesi dopo mi chiama questa amica che mi era diventata nemica perché non mi aveva portato all'aeroporto. Oh, padre Antonello, oh, che bello, sa che devo darle una bella notizia. Sono morti i due. No! La signora sta aspettando tre gemelli. È che nessuno di loro ha preso il nome di Antonello, no? Tonello, Antonella, Antonellino, nessuno. Non c'è uno che mi prenda il mio nome. No, non è vero, c'è una prostituta a Rio de Janeiro, ho pregato per lei perché voleva abortire e si è convertita, era nella strada, si è convertita, stava andando ad abortire e le ha messo il nome Antonello. Alleluia, alleluia. Bene, quindi metterci davanti a Dio con questo atteggiamento. Signore Gesù, io mi spoglio di tutto quello che sono le mie esigenze, sono qui, ammalato, desideroso di quello che tu oggi mi vuoi dare. Boh, andiamo avanti, posso andare avanti un pochino? Che ore sono? Ho perso l'orario. E io appena, fino alle 3 di notte ne abbiamo ancora. Allora, 10:10, va bene, vediamo. A un certo punto che cosa fa? Attenti. Attenti che è bellissimo. Gesù non è quello che si preoccupa di fare mass media, pubblicità, non si preoccupa della massa, ma si preoccupa di te. Gesù, vedendo questa massa di persone ammalate, va diretto da questo paralitico. Né? Gesù, carissimi e carissime, ti guarda personalmente, in questa notte ti sta amando e ti ha sollecitato in te il desiderio di venire qui perché lui voleva dirti: io ti amo. Potete stare certi. Gesù guarda personalmente ognuno di noi, conosce tutto di noi. E allora Gesù va davanti a questo paralitico. Né? Immaginate quest'uomo, 38 anni messo in parte, che lui dopo dirà: nessuno mi aiuta per gettarmi nella piscina, non è vero? Quindi cosa facevano sicuramente i genitori? Lo prendevano in 38 anni di vita, lo mettevano in un angolo, arrangiati, e se ne andavano via. Pensa un poco, fratello e sorella, quanti di voi o quanti di noi hanno interiormente un dramma, o forse ancora non hanno perdonato il papà o la mamma, perché il papà mai ti ha dato un abbraccio, o perché il papà si è sempre preoccupato solo delle cose materiali, o perché tuo papà ti ha abbandonato e ha abbandonato tua mamma, e dentro il tuo cuore c'è ancora quella rabbia interiore. Immaginate, 38 anni dove tu incoscientemente hai detto a te stesso: mi hanno messo al mondo, ma mio padre non mi ama.
Spero che non ci siano persone qui, ma sicuramente ce ne sono. Chissà, tua madre sarà esplosa un giorno dicendoti: io volevo abortirti. Immaginate che cosa è nel cuore di quell'uomo, di quella donna adesso che sta ascoltando questa mia frase. Perché lui sa che la mamma ha fatto di tutto per abortirlo. Che tipo di autostima quella persona ha? Che senso di abbandono, di morte, di distruzione psicologica? Immagina tu che per anni e anni hai lavorato, 10 anni, 15 anni, 25 anni, nello stesso posto di lavoro e sei sempre stato sfruttato dal tuo datore di lavoro. E vieni oggi qui, stanotte, e come io ti dico queste frasi, ti ricordi di quel maledetto là che tu hai sempre maledetto perché ti alzavi di mattina, non ce la facevi perché sapevi che andavi da quello là per 20 anni, che solo ti ha sfruttato. Che cosa c'è nel cuore di queste persone? Quanta poca autostima, quanto disprezzo della vita. Gesù ti conosce. Gesù sa quello che tu hai passato quando eri bambino. Gesù sa quello che tu hai passato quando eri nelle elementari. E la tua professoressa ti ha messo in un angolo della cosa perché volevi andare a fare la pipì. E tu non, la professoressa non ti ha permesso e tu te la sei fatta addosso. E quella, dico questo perché mi è successo a un padre, mi diceva questa storia. Che lui sino ad oggi pensa, voleva, per 2 o 3 volte è andata dalla professoressa, il professore se l'ha messo al castigo, se l'è fatta addosso, diarrea, poverino. E tutti i suoi compagnetti di classe lo chiamavano quello che voi potete immaginare, per sempre, per 5 anni delle elementari. Quest'uomo messo da parte, abbandonato, e che dice: nessuno mi considera, nessuno mi vuole. Gesù si avvicina a lui. Gesù si avvicina a lui e gli dice: vuoi guarire? Mi scusino i sacerdoti, una domanda più stupida Gesù non poteva fare. Mi vuoi guarire? No, voglio rimanere così paralitico. Ricordate l'emorroisa là, no? L'emorroisa che quella donna dice: ah, se io solo tocco il mantello di Gesù, no? Sarò guarito. Quella lì comincia a dare calci da tutte le parti, arriva là, tocca il mantello, Gesù si ferma, una moltitudine di gente che lo sta toccando si ferma. Chi mi ha toccato? Pietro? E Pietro: ah, Gesù, sono anche indovino adesso, chi mi ha toccato? Tutti ti toccano, chi mi ha toccato? Ma è l'atto di fede che la persona fa. Gesù guarda quell'uomo abbandonato, senza autostima, distrutto, paralitico, sporco, come i miei mendicanti di San Paolo, né? L'anno scorso stavamo facendo una missione nel centro di San Paolo e a un certo punto sentiamo un lamento. Guardiamo sotto i sacchi di immondezza, c'era un vecchietto che si metteva sotto l'immondezza per avere il caldo, perché era inverno. Era pieno di vermi dalla testa ai piedi, con dei buchi che i vermi già gli avevano fatto. E quando ci ha guardato, poverino, ci ha detto: voglio morire pulito. Abbiamo chiamato la polizia, l'ambulanza, i pompieri, niente. L'abbiamo messo in una nostra pulmino, l'abbiamo portato all'ospedale. L'altro sacerdote che lavora con me, padre Enrico, ha dovuto battere i piedi perché neanche lo volevano accogliere all'ospedale. Tanto era distrutto, puzzolente. Ma dopo che l'hanno pulito, siamo andati dentro, ci ha guardato, adesso posso morire in pace. Mezz'ora dopo è entrato in paradiso. Gli abbiamo dato l'estremunzione. Tutto pulito. Immaginate questo paralitico. Certo, dalla nostra parte noi diciamo: ah, ma quel mendicante,
Guardate, fratelli e sorelle, permettetemi di dire che a volte noi, a causa della nostra, delle tragedie che abbiamo vissuto nella vita, siamo ancora più putridi dentro di qualche mendicante che incontriamo. Perché c'è dentro di noi una tristezza, una rabbia, un rancore. E Gesù oggi dice a te: vuoi guarire? Gesù oggi ti aspettava. Vuoi guarire? Vuoi uscire da questa chiesa nuova? Vuoi uscire con il cuore in pace? Io tutti i giovedì celebro una messa con 2.000-3.000 persone, né? Là a San Paolo. E là, alla mia destra, nella quinta o sesta fila, c'è sempre una ex prostituta che 7 anni fa ho incontrato alle 2 della notte con i miei missionari e missionarie che vendeva il suo corpo. Ho pregato per lei, l'ho confessata. È riuscita ad abbandonare tutto. Tutti i giovedì è lì. A volte viene, mi abbraccia e mi dice: padre, mi scusi, la settimana scorsa sono caduta nuovamente. Ma è bello poter dire a lei: Gesù ti chiede, vuoi guarire? E lei dice: padre, io voglio, sto lottando. E alla fine Gesù gli dice: io ti dico, fate com'è così, alzati, dite com'è, alzati, prendi il tuo lettuccio, cammina. Ripetiamo. Alzati. No, adesso parlo io, aspettate. Alzati. Mi dimmi tu che sei venditrice di rossetti. Né? Vai, guardati a destra e a sinistra. Fai così. No, ma non fare, non, hai il torcicollo per caso. No, e allora guarda bene a sinistra. Cosa vedi? Questa signora che è pitturata con i capelli rossi, no? Quello lì che gli stanno invece cadendo i capelli, poveretto, no? Tu vedi pochissime persone, non è vero? Adesso alzati un secondo, dai un giro, guarda quante persone vedi, tutte brutte, non ce n'è una bella, oh. Sono l'unica bella sei tu. Alzati! No, adesso puoi stare seduto. Una volta mi è capitato così, no? Stavo predicando questo in Brasile, ho detto a questa ragazza: alzati! Questa qui si è alzata, puff, è caduta nel riposo. Non ho potuto continuare la predica perché non c'era più la persona. Alzati! No? Cioè, il Signore ti dice, vuole guarirti per non preoccuparti più di quelle cose banali che la società di oggi ti dà. Devi alzarti dalla massa, devi guardare in alto, devi dire: il Signore Gesù mi ha scelto in mezzo a migliaia di persone che non sono qui presenti e che si perdono guardando televisioni, guardando un monte internet, guardando un monte di porcheria. Il Signore mi ha scelto, mi alzo, guardo tutti voi e dire: posso gridare a tutti voi, il Signore mi ama. Ognuno di voi deve avere questa chiarezza, deve alzarsi in mezzo a tantissime persone che vivono il giorno tanto per vivere il giorno e non aspettano che morire. Si riempiono di cose inutili, poi viene un infarto e tutto passa. No, ognuno di voi deve alzarsi in mezzo alla massa delle persone là per dire: il Signore mi ha scelto. Fin dal ventre materno tu mi conoscevi, fin dal ventre materno io ti conoscevo e ti ho detto vieni e seguimi. Il Signore lo dice a ciascuno di voi oggi, a ciascuno di noi lo dice: alzati da quella miseria delle a volte non mi devo parlare del Figlio dello Spirito Santo. Amen. Signore sia con voi.